Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Ma andiamo subito a video recensire questo prodotto innovativo, tecnologico e anche eco-friendly, perché si tratta di una lampada solare LED da campeggio da pesca marcata Gearbook. La lampada arriva all'interno di questa confezione di cartone. Andiamo a tirare fuori il tutto. Come potete vedere c'è il pannellino solare molto compatto. Tra un attimo andiamo a vedere le misure. La lampadina che ricorda un po' le lampadine a forma di bulbo, e il picchettino componibile in due pezzi per andare a posizionare il pannello solare sul terreno. Abbiamo anche un biglietto di istruzioni in lingua inglese che ci indica un po' il funzionamento e le caratteristiche. Prodotto intelligente perché va ad usare l'energia pulita solare per ricaricare la lampada. Come vedete c'è un cavetto che si collega al pannello solare con un'uscita micro USB, un cavetto di circa un metro che, se posizionato in corrispondenza dell'entrata micro USB della lampada, permette di ricaricare la lampada. I tempi possono variare a dipendenza dell'irradiazione solare, della giornata di sole, insomma se c'è sole o meno. Abbiamo anche un picchettino di plastica dura con una punta, si assembla in due parti, si va a posizionare in questa maniera, 22,5 cm circa, e la punta è da 10,5 cm. Una volta assemblato si va a posizionare sul retro del nostro pannello solare. Ok, eccolo qua, si direziona andando a ruotare la rotellina, quindi a dipendenza di dove picchia il sole si può regolare tranquillamente. Comodo ad esempio quando si va in campeggio e si vuole ricaricare la propria lampada. C'è anche un'altra cosa da dire: si può ricaricare sì la lampada con il cavetto micro USB collegato al pannello solare, ma si può anche, a dipendenza se magari non c'è una giornata di sole, si può ricaricare con un normale power bank o anche con una normale presa elettrica che disponga di un cavetto con uscita micro USB. Abbiamo anche qui in alto un, non so se si vede bene, comunque un indicatore che ci indica quando la batteria e scarica, e poi abbiamo il tasto per accendere e spegnere la lampada. Abbiamo in alto un gancio in metallo che serve per posizionare ad esempio, non so, su un albero, su un ramo o in posizione della propria tenda da campeggio. E il pannello, vi voglio fare vedere quanto è compatto. Abbiamo infatti 11,7 cm di lunghezza per 7,3 cm di larghezza, per uno spessore di 0,7 cm, quindi è veramente fine. Pannello solare dotato di una tecnologia IP65 che lo protegge quindi dagli schizzi d'acqua e dalla polvere, per intenderci dalla pioggia. Non posso dire lo stesso della lampada perché c'ha l'entrata micro USB scoperta, però vi posso dire che dispone di 120 lumen questa lampada LED ed ha una temperatura di colore da 13.000/12.000 Kelvin, una temperatura di colore diciamo
fredda bianca. Ve la faccio vedere magari a riflettori spenti, vi assicuro che emette una luminosità veramente notevole. Infine, la lampada dispone di una batteria agli ioni di litio da 1200 mAh. Come vi dicevo prima, il tempo di ricarica della stessa varia a dipendenza del mezzo di ricarica che si va ad utilizzare. Col pannello solare dipenderà un po' dall'irradiazione solare, mentre con una normale presa vi posso dire che all'incirca in 4 ore riuscirete a caricarla completamente. Una volta carica, la durata della lampada arriva fino ad 8 ore di illuminazione, mentre il pannello solare dispone di una potenza di circa 1 watt. Concludo la recensione dicendovi che ieri, un po' per curiosità, sono andato ad attaccare il cavetto micro USB che è collegato al pannello solare direttamente al mio dispositivo, che è dotato di un ingresso micro USB, e con grande stupore ho notato che va a caricarsi. Ovviamente il pannello deve essere esposto alla luce solare. Vediamo se riesco a farvelo notare. Adesso lo vado a mettere sotto la luce di una lampada, tanto per farvi vedere un attimo che funziona. Non so se riuscite a notare, appare il fulmine a intermittenza della batteria che indica che si sta ricaricando. Va e viene ovviamente, anche perché la lampada che sto usando ha un'intensità debole. Comunque non si tratta di raggi solari, però come vedete fa segno che si sta ricaricando. Non so ovviamente se è valida per ricaricare uno smartphone, immagino che ci vorranno tempi biblici, però se ricarica comunque una lampada LED, qualcosa ricaricherà anche per lo smartphone. Con questo concludo la recensione riguardo questo prodotto innovativo che mi è piaciuto davvero tanto. Vi lascio in descrizione il link se volete acquistarlo e vi invito ad iscrivervi al gruppo Telegram Offertoni, al canale Telegram, scusate, Offertoni, dove troverete giveaway, offerte in real time, codici sconto e altro ancora.